eravamo amici, ma si parlava sempre di questo, si parlava di poesia. Lui a me mi regalò la trilogia di Eschilo, la Agamennone, le Umene delle Goifore. Me l'ha regalato lui questo libro. Noi ci siamo sicuramente conosciuti nel 43 e ci dobbiamo essere conosciuti attorno al periodo in cui ci fu il blitz del Gran Sasso per la liberazione di Mussolini. Settembre 43. Esatto. Sì. Quella è l'epoca alla quale risale la nostra conoscenza. E l'estate stava qui tutti i giorni, stavamo insieme tutti i giorni, io, Lorenzo Morelli, Ferdinando Bologna, lui, e parlavamo di questo, parlavamo di Eschilo, parlavamo della tragedia greca, e scoprimmo che Nietzsche aveva scritto un saggio sull'origine della tragedia greca, sì. E allora ci entusiasmammo alla lettura di questo saggio di Nietzsche. E qua si faceva cinema, si faceva, perché Giulio Morelli era legatissimo a Mario Camerini. Abbiamo girato un film nel 43 qua all'Aquila. Ah sì? T'amerò sempre, è stato girato all'Aquila nel 1943 da Mario Camerini con aiuto regista Giulio Morelli e con protagonisti Alida Valli e Gino Cervi. Ed io ho fatto la comparsa. In Shambai in un filo dove te lo rifà la scena. Girammo le scene sotto i portici. Ed allora i registi ci davano queste istruzioni. Voi dovete parlare, però siccome non è difficile improvvisare, dovete parlare con i numeri. Allora uno dice 1, 2, 3, 4, 5, l'altro dice 6, 7, 8, 9, 10. Poi tutti. Abbiamo tre comparse. Lui ha frequentato me, questo gruppo di persone, di amici, diventammo amici poi, tra il 43 e il 46. Questi sono gli anni in cui io credo che Sabatino sia stato qui e che a Roma si sia trasferito attorno al 46. Sì, sì. Perché aveva bisogno di sfondare, di fare qualche cosa, di cominciare a staccarsi dalla sorella, dalla vita del mulino, dalla vita del contadino. E mi dicono cose che io non sapevo, che si sia andato a piedi a Roma addirittura. E faceva la fame, a Roma fatta la fame. E credo che la sua introduzione nell'ambiente cinematografico romano si debba o a Giulio Morelli o a Mario Camerini, perché lui a un certo punto diventa amico di Fellini. Sì. Lui diventa amico di Fellini e di Rossellini. Sì. I quali lo aiutano, lo vestono, gli danno il cappotto e lui racconta delle cose strane. Quindi si trasferisce a Roma, continua a frequentare Lorenzo Morelli. E me quando io andavo a Roma, io poi sono mancato per 10 anni, quindi io l'ho lasciato nel 50 e l'ho ritrovato a Roma nel 61. E nel 61 ancora stava in grosse difficoltà, ancora non aveva realizzato quello che voleva. Tuttavia era gelosissimo di queste poesie, non l'ha mai voluto pubblicare, non sono state mai pubblicate queste poesie. Molto schifato, ma si vede pure dal video, si vede pure dalla faccia, è uno che sta a sentire, non si impone, schiva, si mette da parte, il che contrasta violentemente con la poesia, con la prosa, sì. Perché è violento, e la prosa è veemente, è aggressivo, sì. La prosa è molto aggressiva. Nella poesia, la poesia pure, ma la poesia poi è filtrata con una sensibilità, cioè una sensibilità straordinaria. Insomma, uno che lei non conosce chi era Felicina, ma io la poesia di Felicina la letta. Ma uno che scrive lungo la conca aquilana, con morsi dolci la primavera addenta le radici dei monti. Uno che scrive questo, ma che leopardi. Uno che scrive il cane dalla scorza che mastica solleva la bocca, impazzito di gioia
e si avvenda al volo della tua gonna. E così è. Eravamo tutti innamorati di Felicina. Questa immagine è veramente degna di Felicina. Tu, come un grido nell'aria, scendi, Felicina. È così. Era una ragazza straordinaria, bellissima, che ha fatto innamorare tutti i suoi coetanei. Questa evoluzione di pensiero arriva a una frase che rimane famosa, quella del fuori della prigione sociale, la vita, la libertà sarebbe una buia solitudine. Sì. Questa è, in sintesi, questo è quello che il suo pensiero approda a questo. Dopo questo lungo giro, che probabilmente comincia col cattolicesimo e poi si evolve, eccetera, arriva a questa disperazione, che poi, secondo me, il soggetto è questo, è la poesia del penultimo desiderio. Sì. Quando saprete che Sabatino, parlare di questo, sì. Stupenda, sì. Quando saprete che Sabatino, poeta che inutilmente amaste, fu Sabatino, al vento, alla terra dei vermi, amici, datelo subito in pasto, poi presto da qualche parte, magari in un vicolo cieco, fategli, vi prego, un monumento, perché girando e rigirando insieme col firmamento, nell'angosciosa altalena di tenebra e luce, possa in eterno lo stridio delle stelle rallegrare i suoi timpani ottusi. Qua c'è tutto da Sabatino. Per chi l'ha conosciuto, quando io ho letto questa poesia, qui c'è tutto Sabatino, il pensiero di Sabatino è questo. Chiederle se lei ritiene che, insomma, non sia da raccogliere quella esplicita richiesta che ci fa Sabatino, sì. Ruffini di costruirgli un monumento. Ora, se questo monumento sarà di ricordo, di parole, di affetto, penso che per il momento andrà bene comunque. Beh, oddio, il monumento noi già l'abbiamo fatto. Cioè, questo è un monumento, quello che gli stiamo facendo. Certo, un monumento che lo ricordi, io direi che si può anche fare, ma non adesso. Quando lo avremo imposto all'attenzione dei suoi concittadini, così come hanno fatto i pescaresi per il loro personaggio, che non è da meno del nostro. Anzi, questa è una cosa che a me mi ha sempre impegnato, questa storia, come ho detto, prescindere dall'intervista. Io mi sono incazzato che Fraiano sia stato esaltato e questo che ci ha veramente lasciato l'impronta. Questo scrive una poesia di bronzo, questo scrive una poesia che in Italia non è, in Italia è Pascoli, ma questa è una poesia di bronzo, di medaglie, che è una poesia che piglia a cazzotti, ed è nello stesso tempo di una fluidità, di una scioltezza, di una eleganza, di una spiritualità che non lo so io come ha fatto a scrivere le cose, insomma. Lui lavorava dentro, non esternava con le parole. Scriveva, si metteva e scriveva. Quindi l'eredità che ci ha lasciato è quella, sì, diciamo, noi quella dobbiamo raccogliere, sì. E diffondere, esatto, insomma. Sì. Perché è un patrimonio ricchissimo di cui tutti dobbiamo fruire.